Partiamo dal pre-primario, partiamo da Matteo Macorre che è andato allo stabilimento della Pernigotti a Novi Ligure, dove noi, io e Pier Francesco, eravamo stati qualche mese fa, prima che si promettesse di risolvere la vertenza, ricordo pure la distribuzione di Gianduiotti in quel caso sotto il ministero, Di Maio, eccetera, eccetera. La situazione però è abbastanza così, non è risolta, diciamo così, e questo genera anche delle aspettative rispetto alle primarie che di lì a poco si sarebbero svolte. Riducibili, un po' sono qui, un po' sono andati via, ci siamo i fissi, ci sono gli impiegati, ci sono gli operai e ci sono gli stagionali. Tutte persone che... Che è una vita che venivano a lavorare dentro i Pernigotti. Stamattina dove vai? Cosa fai? Vai da parrucchiere, no? No, non puoi pagare. Una passata qua ce la fai, eh? A me mi manca, non solo la questione del guadagno, proprio una cosa affettiva. A casa metto la maglietta al posto del pigiama. Come se fossero entrati dei ladri in casa mia, ma adesso ho portato via tutto. Per due settimane mi hanno detto di venire a lavorare, ci hanno detto, a me non mi hanno ancora chiamato e se devo venire una settimana o due mi sembra una bella obbligazione. Cosa porti via? No, viene, non lo so. Di sì, confezioni, qualche pedana anche di prodotto, bobine per fare i cioccolatini in giro. Che effetto fa vedere il camion uscire di lì? Ah, bisognerebbe darci fuoco sia quando è entrato che quando è uscito. Anna, tu sei la decana, no, della fabbrica? Sì, sono la più anziana. Siamo in cassa integrazione dal 5 di febbraio, però dopo due settimane che eravamo a casa hanno incominciato a chiamare le persone per farle venire a lavorare. Non si sa per quanto, non si sa fino a quando. 25... 30 sono rientrati, io no, io non entro, ma lo sanno che uno ha della dignità. Io mi sono sentita molto umiliata, mi avete buttato via, adesso mi chiamate per due settimane, penso alla pensione perché è una vita, io ci sto correndo dietro, però non sarà la mia pensione come si deve, una pensione dignitosa perché ho lavorato tutta la vita e avrei voluto far festa come doveva andare, giusta. Mi sembra di stare qua fuori ai cancelli a chiedere l'elemosina in angoscia. Ma poi mi viene da piangere e allora preferisco stare a casa. È vero. Perché, cioè, non so. Adesso com'è? Mettevano qualcosa in chat per il mega incontro con Martina? Ma lui dice andiamo fino lì da Martina, però non so. Mi ha preso per il culo. Anche perché cosa viene allora a dire? Perché prima eravamo agonizzanti, nel senso c'era ancora speranza, ma adesso stai camminando sulle ceneri, non c'è più niente, nessuno deve più osare usarci. Li rivorrei tutti qua, finite le elezioni, a vedere se mantengono le promesse che ci hanno fatto quando erano qua a farsi la passerella. Di Maio, Ciocca, Tajani, ecco, Tajani, Di Maio, a venire qui fuori, tanto ci trovano. Invece ste primarie del PD di domenica prossima? Faremo un minuto di silenzio. È la piazza della scissione questa? No, la piazza rossa, così come ci piace definirla. Bisogna rimanere tutti uniti. Tu sei il più giovane della fabbrica, io no? Sono Luca, ho 29 anni. Come ci si arriva a Novi, a queste primarie? Allora, speravo che queste primarie venissero fatte molto prima. Il PD deve tornare a parlare di lavoro. Allora, intanto un applauso ai lavoratori della Pernigotti, Anna, Luca e le altre persone. Anna... La decana, Luca il più giovane, l'avete sentito, sono le stesse persone che avevamo intervistato mesi fa, la situazione è quella che hanno descritto loro e la cosa che ci colpì allora e che colpisce anche adesso è proprio il senso di appartenenza al marchio, no? Avete sentito la signora dice ci vado a dormire con la maglietta della Pernigotti e il rapporto conflittuale sempre con la politica, con chi ti rappresenta e la sensazione costante
di essere strumentalizzati, no? Vengono qua, ci abbiamo creduto, falli venire adesso. E li cita un po' tutti, c'era Martina che andava a fare un'iniziativa per le primarie, Di Maio, Tajani, persone che a vario titolo si erano spese per la loro causa, che però non avevano evidentemente prodotto i risultati sperati, e adesso loro dicono voglio vederli qua dopo le elezioni, se tornano. E le aspettative sulle primarie, avete sentito la battuta della ragazza, un minuto di silenzio, perché comunque, come abbiamo anche detto prima, Marco prima aveva accennato al dibattito, non avevano suscitato particolare entusiasmo in fase di campagna elettorale, se così si può chiamare quelle delle primarie. Poi le giornate sono andate diversamente, qua siamo a Roma, quartiere San Giovanni, a me particolarmente caro. Votato te adesso? No, sto aspettando. La stampella devo da prima te. No, ma c'è una mia amica che Ah, ok. Ah, stai a fare la fila comunque, dici. Noi siamo anziani. Però facciamo la fila che la stampella tutto. Io ho scritto adesso, guarda. La gente mostra una pazienza enorme. Anziana ma convinta, pure io. Ma tu sei andata pure a Piazza Zona? Sì, due volte. E non hai votato? No, era troppo. Poi quello non c'erano sei, non c'erano niente. Te posso chiedere chi voti? Voterò Zingaretti. No. C'è stato un momento che potevo votare scheda bianca. Venite ai primari a votare scheda bianca? Solo per dire che... C'è sto, sì, ma però... non mi piacete. Prossimo. Votato rapido, rapido. Idee chiare. Ma lì c'è un po' che non c'entra. Una volta che torno. No, solo la. Voi siete giovani, lo sapete, sì. Ha votato? Ma ci stanno loro. Ha votato? Si può sapere. Zingaretti. Ricorda questo stampatore di giornali di sinistra. Tu stampavi i giornali? Sì, Via Tomacello, Manifesto, Liberazione, La Voce Repubblicana di Spadolini, La Mappa Padre e L'Avanti dei Craxi. Ah, beh, si è fatto un po' un largo fronte. E quando andavo a San Raffaele a portare il conto, a Bettino, sui scalini trovavo una persona che mi diceva Antonio vengo anch'io. E chi era? Berlusconi. Eccola. Adam Mametta si è andato a mettere una rosa alla tomba di Craxi. Tu sei andato a mettere la rosa Adam Mametta da Craxi? No. Vabbè, è un partito ampio. Due cose da togliere dentro il partito. La parola leader e uomo solo al comando. Sì, ok. Leader perché noi siamo italiani, perché dobbiamo dire leader? Ah, ok, quel problema di lingua. No, proprio perché uomo solo al comando non va bene. Chi ha votato? PD. Vabbè, PD quasi. Ah, dove? Dei tre. Zingaretti. Come ti chiami? Natalia Bella. Quanti anni hai te, Natalia? 89. E stai in fila per votare? Certo, e perché? È un dovere. Che voti? Che voto? PD, sì, sempre PD. Avanti, sì, sì. Zingaretti. Ma sempre avanti non è lo slogan dei Giachetti? No. A me pare che lo slogan dei Giachetti, ma avrei sbagliato. No, ti hai sbagliato. Sempre avanti è lo slogan dei Giachetti. Lo dico a Natalia, la conosco, gli voglio bene, però cioè... Te che ti devi sbagliare, sai che stanno a votare? Io vado bene. Senti, ma te le primarie ancora ti piacciono? Sempre. Perché te a sei una coerita una volta? Del partito. Ti piace tutto del partito? Tutto. Qualsiasi cosa avvenga nel partito ti piace? Beh, se dovrebbero dare una smossa, ma insomma. Sei fiducioso? E certo. Tu sei iscritta a sta sezione? Sì, da 45 anni. Che ti sei fatta? E volantinaggio, e tutto mi sono fatto. Attacchinaggio pure, andavi attacchinaggio? Tutto. Che la colla? Venne l'unità, tutto. A diffusione? Tutto. A diffusione. Ti sei fatta PC, PDS? È tutto. Tutto qua. È tutto. Qualsiasi partiti, attività, milita, tutto. Io cercavo una cosa. Questa era volontà perché mio marito era con me e allora era giusto che la moglie e seguiva il marito, no? E poi perché ero contenta così. Infatti ha fatto a prescindere dalla qualità, ha fatto perché certo, era convinta. Certo, altro che ero convinta. Continua la fila, ferma la fila. Germana. Ti
stai un po' lamentando perché vorresti più una serie. Una maggiore organizzazione, una maggiore informazione e soprattutto un maggior rispetto. Ma perché? Fammi capire qual è il problema, qual è la fila lunga. Certo, un po' più spicciativa, come dire. Ok, vai, vada a dire al segretario, state fuori. Segretario! Perdona, tutto bello, però c'è sta la signora Germana, che è un po' incazzata. Che è successo? Voglio dire una cosa, sta proprio qua sulle scale. Segretario, no, vabbè, ricordo. Parliamo a nome di tutti. Un po' più di personale, cioè, avrete i ragazzi, giovani, disponibili o non disponibili? C'avete dei giovani disponibili? Ce l'avete, è un vecchio dibattito questo. La composizione del seggio che... non consente. E poi anche lì del seggio, lì sarebbe un'altra posizione. Non avremmo i verbali. Il problema è che ognuno di voi va registrato, bisogna verificare che voi... Se anziché 4 persone ne mettiamo 8, il tempo si dimezza. Devi mettere più scrutatori. Voi avete ragione, però per comporre un seggio ci vogliono almeno 5 persone che stanno qua dalle 7 di mattina alle 9 di sera. Lo possono fare solo gli iscritti al Partito Democratico. Questa è l'occasione di iscrivervi al Partito Democratico, così la prossima volta ci date una mano e ampliamo. Attenzione, questa è formazione politica. Questa è una notizia. Hai capito come ha ribaltato? Una grande, no? Cioè, dialetticamente ineccepibile. Questi si lamentavano, ho detto, guarda, la prossima volta vi scrivete solo gli iscritti e quindi il prossimo anno ci aiutate. E loro sono rimasti un attimo spiazzati. E devo dire che quando vedi la formazione dei cassi dirigenti, lei fa la consigliere del municipio, poi ho scoperto di poco dopo, e effettivamente ha funzionato. Loro hanno avuto un momento... Ci saranno altre primarie. Beh, chiaro, ma anche, chiaro, anche no? non lo so, diciamo, e la frequenza a volte è mensile, però... avete sentito, insomma, profili vari, c'è un po' di tutto, qualche giovane, età media decisamente abbastanza alta, esperienze varie, avete sentito il signore che diceva io stampavo i giornali di sinistra e partita, ha detto praticamente tutti, mancava, non lo so, ne ha detti tanti perlomeno, e poi ha detto che lui appunto andava spesso da Craxi e ci incontrava Berlusconi. Vabbè. Andiamo avanti. Il mio è giusto qua. E qua? 7-4. Se ha pure sbagliato Sergio, signora, alla fine qua. Sta pure a fare la fila a voto. Sono già 3 giri che facciamo. Non viene indirizzato, non c'è scritto sopra niente. Sei consigliera del municipio. Qua. Allora, questa sezione ha dei posti letto. Ha dei posti letto da 2 mesi, 2 mesi e mezzo, da quando è scattata l'emergenza freddo. Qua te l'avete gli ospiti? Sì, qui ospitiamo 4 persone qua e 2 di là, ormai da 2 mesi senza tetto, sia italiani che stranieri, che stavano al freddo, diciamo, in questo inverno freddo in cui sono morte quasi 15 persone a Roma, quindi abbiamo deciso di fare questa cosa. Gli avete dato un tetto? Un bagno, un pasto caldo, ma soprattutto gli abbiamo dato un luogo in cui ritrovarsi a casa con delle persone, ogni sera ceniamo almeno in 20 persone. Sono sempre gli stessi? Sì, devono rispettare delle regole, che non devono bere, non devono portare animali, devono arrivare qui entro le 8 di sera e se ne devono andare entro le 8 di mattina. Ciascuno deve rifare il letto. Poi durante il giorno alcuni vanno a cercare lavoro, altri purtroppo invece rimangono in giro per strada. Noi però la mattina poi andiamo a lavorare, quindi questo posto deve essere chiuso senza di loro. Quindi mo stasera tornano? Sì. Tornano durante lo spoglio? Torno durante lo spoglio. E loro quando si svegliano con Berlinguer davanti, che ti dicono? Ma loro sanno chi è Che Guevara. Sanno chi è Che Guevara. Siamo le basi, gli abbiamo chiesto, ma tu sei di destra o di sinistra? E loro che ti hanno detto? Prima hanno detto, boh, di destra, allora noi... abbiamo guardato, ma come di destra? Là c'hanno, devi dire di sinistra, hanno capito, se non te famo dormire qua. No, e senza detto di destra, deve capire qual è la risposta giusta per usufruire, è vero, dell'iniziativa. Stai a ospitare senza casa di destra? Non lo so, sai, però ci sono alcuni del quartiere... Non che... si sono espressi. No, ci sono alcune persone del quartiere che con questa cosa che stiamo organizzando la sera vengono, ci danno una mano, non sono iscritti al Partito Democratico, anzi alcuni di loro abbiamo pure capito che hanno votato a destra, però magari è un modo per fargli cambiare idea, che stanno venendo qui. E in qualche modo, nei fatti, questa è diventata anche un po' una forma di resistenza a questo governo. No, torno più tardi, magari, ma secondo te... Sì, vieni verso le 7:30 e li trovi. Spostata la tenda, c'è la fila del voto in corso, ok? Questa è la situazione, ma adesso ancora è relativamente tranquilla. Poi vediamo che durante la giornata subirà dei cambiamenti. Fatta sezione PD di Porto San Giovanni, andiamo un po' per periferie. E prendo la Tiburtina e vado... In realtà oltre la periferia di Roma, vado... nell'immediato vicinato di Guidonia.
No? Io starei a via dei Mughetti. E la via dietro. Procedi in direzione est da via dei Mughetti verso via dei Pedali. Ah, vabbè, da via dei Mughetti devo andare a via dei Pedali. Via dei Mughetti, via dei Petuni, via dei Pedali, ma dove andare? Sono venuto dal ferraio, sono venuto. Poi svolta a sinistra e prendi via dei Sambuchi. Questa è via delle Petunie, però. Che fiori sono questi? Se sei andato troppo avanti. Ma penso che lo può trovare un elettore del PD. Vabbè, c'è. No, perché hanno dato l'indirizzo che il navigatore non ci porta. Ma io ho seguito tutte le indicazioni, le Petunie, le Rose, i Cardeni, i Mughetti. Tutto il fioraio mi sono fatto. L'andiamo. Là. C'è la bandiera del PD. C'è la bandiera del PD, mica. Mica questa. Entra dentro qua, affittasi. Oh mio Dio. Acqua e sapone, dove sta mannaggia? Centro commerciale, dove fatto? Ah, ecco là, sotto la banca. È il partito delle banche. Questi quattro chi sono? Locale. Non lo so. Presumo volontari. Volontari? Ma si chiamavano militanti, vabbè, pure volontari. Oddio. I tempi nostri, sì. I tempi nostri. Avevo parecchio 80 anni. Beh. Ma dove l'ha portato? Ma te non stai all'Arbuccione? Quest'anno ci fanno vota qua, a noi Albuccionesi. Qua siamo a Guidonia. Roma, è comune di Guidonia. Poi una frazione si chiama Albuccione, un'altra frazione si chiama Colle Fiorito. Hanno accorpato gli elettori di Colle Fiorito con quelli di Albuccione. Perché non c'è stata la sezione Albuccione? No, c'è un altro centro anziani dove però le scorse primarie c'erano. Centro anziani, adesso stequazione centro anziani uguale sezione del PD a staffa a te però. No, però qua coincidono le due cose. Sì, eh? Sì. Ma quelli però sono quattro giovani. Quelli sono quattro giovani dentro il centro anziani. Io ho votato stamattina, c'erano tre ragazzi giovani. E a votare miei coetanei, anche un po' più grandi. Allora, grande entusiasmo qua al PD. Colle Fiorito e Guidonia. Allora, intanto, lei è Romina Orlando, che ho già incontrato una puntata in passato. Lei abita all'Albuccione, il comune di Guidonia. Mi porta a Colle Fiorito di Guidonia, per quello tutti quei nomi dei fiori poi alla fine, immagino, deduco. Che conosco da quando ero veramente giovane, siamo stati insieme nella FIGC, che non è la Federazione Gioco Calcio, ma è la Federazione Giovanile Comunista Italiana. In quella FIGC, la quale il segretario romano era Nicola Zingaretti. E quindi ho pensato, chi meglio di Romina, che nel frattempo si è persa, diciamo politicamente si è persa, nel senso, sai, quelli che vanno a cercare comunque un partito che una volta era quello certo, e siamo andati tutti, chi a votare una cosa, chi a votare l'altra, comunque in questo momento l'ho presa come guida per le periferie, che comunque siamo ai margini di Roma, in questo caso Colle Fiorito di Guidonia. Sei il candidato sindaco del PD, giusto? Sì, sono stato candidato sindaco due anni fa. Non è che uno è candidato sindaco per tutta la vita. No. Ormai è andata così. Come ti chiami te? Emanuele. Da quanto hai perso? Abbiamo perso di poco, il vento era contrario. Il vento era contrario. Sei andato contro vento. Siamo andati contro vento, abbiamo quasi fermato il vento, lo fermiamo la prossima volta. Che mani. E chi ha vinto? Ha vinto un sindaco del Movimento 5 Stelle. 5 Stelle. E mo il vento com'è? Sempre contrario? Il vento va contro di loro. Sono molto contro i cittadini. Ma invece rispetto a voi? Rispetto a noi va molto bene, il PD a Guidonia, okay. Va bene, oggi funziona. Ah, infatti... PD a Guidonia proprio? Beh, io parlo di Guidonia. Sì, sì, certo, no, io pensavo al vento generale. No, nazionale non sono io che devo rispondere, parleranno... Vabbè, Guidonia fa parte del paese, sì, non mica che... Sì, è giusto, sì, però, no, non essendo deputato penso che è giusto che parli noi. La Repubblica Indipendente di Guidonia. Certo. Qua avete fatto la sezione dentro la BNL? No. Dentro la pescheria. La puzza di pesce. Sono io dico, sta dentro la pista la banca, dice no, il problema non è la banca, è la pescheria, perché tu arrivi e senti subito una puzza, entri nel tunnel del pesce, quindi tu vai a votare, segui l'odore e lì e io non avevo ancora detto nulla, me l'hanno proprio detto loro, guarda, sta attento che è così. Per centranziani, centranziani o la pescheria? Centranziani di fronte alla pescheria. Ma sai, è vero che c'è puzza di pesce? Si sente? Qua davanti alla pescheria? Dopodiché tu vai al seggio del PD e trovi avviso pubblico home care Alzheimer. Queste non sono battute, qua non ci stanno degli autori tesati là sotto, è tutto quanto quello che ho visto, ok? Guidonia 1200. E ci dicono che gli aventi diritto di Guidonia sono 67.000, però qui c'è una percentuale di astensione altissima perché alle scorse elezioni hanno votato 28.000 e al ballottaggio in 21.000, quindi qui siamo molto sotto alle percentuali nazionali di astensione. Ha votato te? Io sì, certo. Come ti chiami? Guiscardo. Quanti anni c'hai, Guiscardo? 21. E che ha votato te? Io Zingaretti. E le prime primarie che te fai? No, seconde. E l'altro che avevi votato? Io Renzi.
Renzi, quindi sei un renziano zingarettiano? Sì. Quando hai votato? Stamattina? Presto. Presto, come quelli di antiche. Non si sa mai, se dovesse succedere qualcosa durante la giornata. Ti riconosci, Michele, in questa tipologia di approccio al voto? Nell'Alzheimer? No. No. Sì, no, certo. Ti dicevano vai a votare presto perché metti che durante la giornata poi te senti male. Io è un voto in meno. Sì, tendo ad andare, vecchia scuola, tendo ad andare proprio al risveglio a votare. Esatto. Sì. E questa cosa è difficile forse da far passare. Ma non, cioè, nel senso, non è che uno lo fa solo a una certa età, lo fai subito, lo fai già. Poi ti dico una cosa terribile, mi piace andare a votare, proprio è un momento che mi piace. Talmente tanto che a volte uno rischia pure di sentisse poco bene, no, nel senso. Non proprio, ti ma piace, può, ti piace, può certo. Darsi che col passare degli anni ma mi venga un coccolone per l'entusiasmo quando l'emozione. Vado a votare. C'è anche una piccola emozione. Per l'emozione. Andiamo avanti. Zingaretti. Voi siete PD da sempre. Ci siamo nati comunisti, comunisti. Noi seguiamo in avanti così. Voglio dar fiducia a Zingaretti. Ma dove se va? Andiamo avanti. She was enraged by the way. Tommaso. Tu siete qua? E quale figlio? Quanti ce ne sono dei centri anziani qua? Tanti? Come si bisogna? 11. Ma tutti i centri anziani fanno i primari del PD? È dal comune che noi ci comunica stare aperti per queste anziani. E anziani dove stanno mo? A casa. A casa? E qua, quando vengono qua? Vengono settimana, anche la domenica, solo che oggi non potevano venire perché c'è. Perché ci sono le primarie? Certo. Ah, quindi le primarie hanno sfrattato anziani? Esatto. Questo è commissariato? Sì. Che vuol dire che è commissariato? Non essendoci più la vecchia amministrazione. Del centro anziani? Direttivo, diciamo. Ok. Dimissionario. Perché si sono dimessi? C'è un po' l'amarezza e. Ma siete scissi? No. Se sono scissi anziani. No, giusto. Poi il comune dà la possibilità a due o tre persone un periodo di tempo per cercare di trovare altre persone per fare il direttivo. Se in questo periodo che non riusciamo a trovarle, il comune si riserva di chiudere. Di chiuderlo, quindi stare sotto sfratto? Sì. Ma ce la fate a trovare queste persone? Momentaneamente no. E te no, come fa? Io l'ho fatto per 5 anni quasi. Ma quindi che cosa? Il presidente del centro anziani? Presidente? Che è un po' come far segretario della sezione del PD? Ma te hai partecipato alle primarie già che ci stai, no? Te sei di destra o di sinistra? Te ne frega niente. Io, guarda, io voto a secondo il momento. Il momento. E questo che momento è? Brutto. Brutto, è un momento brutto. Ma non gli hai detto niente, ci parli con loro? Dipende. No, no, dico, non partecipi a questo evento qua. Ti hanno occupato il centro anziani? Almeno interagisci un po' con loro, no? Vabbè. Ma non viene manco nessuno a fare una partita a brisco, la scopa, niente. No, oggi non posso. Ma gli abbiamo comunicato che non venite. Ah, gli avevo detto non venite. Domani non venite perché c'è il PD. Una grande operazione simpatia verso tutti gli anziani dei Colle Fiorito, va detto. Ormai si perdono voti per molto meno. Vabbè, grazie Tommaso. Ero venuto per parlare della crisi del PD, ma sono ritrovato con la crisi del centro anziani. Ha votato? Una storia bellissima. Un applauso intanto a Tommaso. Praticamente anche l'impatto visivo quando uno entrava dentro a questo che era un seggio delle primarie, c'erano questi giovanissimi al seggio, ok, l'avete sentito, 21 anni, l'età veramente bassa, e questo diceva, ah, vedi però le nuove leve, eccetera, eccetera. E in fondo c'era questo posto con Tommaso e poi un altro più o meno suo coetaneo che poi è andato a dare il cambio e non si parlavano, non c'era verso. E sono andato là e mi si è squadernato davanti questa crisi del centro anziani commissariato, che se sono scissi, avete sentito una storia tormentata, non so se a livelli di quella del PD, comunque con un numero di iscritti probabilmente, anzi quasi sicuramente superiore a quello del PD, perlomeno per quanto riguarda quel circolo lì, e che non potevano, inibiti all'accesso, non potevano andare quel giorno al centro anziani, perché? Perché loro vi hanno detto oggi c'è il PD, quindi mettetevi nei panni degli anziani che non potevano andare a usufruire del loro spazio.
Ma non è finita. Sì, ho votato. Dove ho votato? Qui. Al centro anziani? Certo, mi vedi giovane. Che ho votato? Ho votato Giachetti. Giachetti, vedi? Perché Giachetti rappresenta la continuità. Con che? Con quello che abbiamo fatto. Mm. Ok, con quale governo? Con Renzi e Gentiloni? Io amo il mio partito. Il tuo partito prima del PD qual era? Il PC di Berlinguer. Poi che hai fatto? PDS, DS? Ho fatto tutta la trafila. E oggi sei finita a votare per Radicale? Sì, lo so benissimo chi è Giachetti. È per un modo per provocare un vecchio comunista e dire che sta votando per un radicale, questo si può dire, no? Adesso è tutto mischione, tutto è, però... quindi quando gliel'ho detto, una volta diciamo, non c'era una grandissima amicizia, diciamo, no? Ai tempi della Prima Repubblica. Famoso. Ecco, e lei ha capito subito, ha colto subito la provocazione, ha detto sì, io lo so benissimo da dove viene Giachetti, però poi ha argomentato da par suo. Vabbè. Però vedi come siamo finiti. Sì. Io non mi sento finita, mi sento che probabilmente sono stata una compagna che ha percorso varie tappe, probabilmente l'apertura a un mondo diverso e una concezione diversa sia d'obbligo, e pensare il mondo in un'altra maniera è doveroso fare. Vabbè, come ti chiami? Ti hai detto? Io mi chiamo Antonini Assunta. Assunta, non me l'ha detto. La mia scelta ideologica ha condizionato tutta la mia vita. Quale scelta ideologica? Quella questa del partito? Qui, devo... Sì, io fin da ragazza ho condizionato le mie scelte ideologiche nelle scelte della vita quotidiana, in bene. In bene, perché quando ci condizionata sembra che ti ha limitato un po', no? Capito? No, fai una scelta che poi diventa spartiacque e ti metti in una sponda. E qualche soddisfazione sta scelta da data o sono state solo delusioni? Soprattutto perché ho incontrato un grande compagno cileno, rifugiato politico, che lavorava con Allende dal 74, è diventato il compagno della vita mia. Ah, ecco. È cominciato proprio per questo spartiacque famoso. E politica. E poi è venuto l'amore. Ma spesso si fa politica per quello poi anche, guardate tutto, è una vecchia storia. Va bene, grazie Assunta. Ciao. Andiamo a un altro seggio. Un altro centro anziani. A questo punto cambiamo seggio, andiamo a vedere un altro seggio. C'è un sul sito, tu metti il tuo seggio di riferimento e il sito del PD, insomma dell'organizzazione delle primarie, ti dice dove devi andare a votare per le primarie. E noi lo facciamo e otteniamo un altro indirizzo di un'altra frazione del posto, che è un altro centro anziani. Un altro centro anziani, dov'è questo? Via Cavour, Villanova. Come deve stare a vivere queste primarie, Romy? Ma vedo poca gente. Vedi poca gente? A Roma oggi c'è sta. Sì, eh? Però tu dici Roma. Ma io qua c'ho la vision della periferia, non è che butto. Tu c'hai. Lei c'ha la vision della periferia. Certo, dal punto di vista dei deboli. Qua non butta bene. Secondo me no, perché vedo poca gente. Forse mi sbaglio, speriamo. Beh, devo dare Zingaretti? Certo. Io voto l'uomo che rappresenta ciò da cui provengo. La speranza è quella, dai. Anche se lui un po' disconosce. Lui Zingaretti? Un po' sì, su sto fatto che è stato comunista. Mo scusa, mo ci sta a pensare adesso. Zingaretti era segretario della FIGC romana e tu facevi parte del direttivo della FIGC romana. Ma voglia, pure della segreteria. Della segreteria, dell'esecutivo. Tu eri una delle più strette collaboratrici di Zingaretti, si può dire così? Sì, sì. Quando Zingaretti era segretario della FIGC di Roma, io ero la segretaria della FIGC del Mamiani. Ah, del Mamiani. Però c'aveva un botto di iscritti. Vabbè, comunque te con Zingaretti ci ha lavorato. Ma voglia, tanto, anni. Tu te lo ricordi Zingaretti comunista? La voglia. Tutti eravamo comunisti dietro. Sì, ok, però mo lui per segretario del PD. Ma sono perso, cioè mo lo disconosce sto fatto. No, non è che lo disconosce. Io vedo, insomma, che lui non lo scrive. Annacqua. Un po' annacqua. Che lo posso anche capire, perché comunque lui deve raccogliere il voto di tutti. C'è sempre questa pregiudiziale comunista, questa ancora c'è. Però una volta la pregiudiziale comunista gli faceva piare i voti. Una volta. No, per dire che poi dipende pure che ci metti dietro. Esatto. O dentro. Raccontami un po' un aneddoto del giovane Zingaretti. Facciamo l'apologia del Zingaretti. Allora, quello che mi ricordo di Nicola io bene è che questa sua arte istrionica, molto più del fratello, scoperto che il fratello è diventato attore un po' per caso, non era uno che ambiva. Cioè Nicola era un grande istrione, perché Nicola nei momenti così in cui si cazzeggiava, finite le riunioni, ai congressi la sera, faceva le imitazioni. Nicola? Sì, imitava tutti i nostri leader politici, imitava D'Alema, imitava Ingrao. Il suo pezzo forte non era un politico, era Beruschi. Te lo ricordi Beruschi, no, anni 80, che lui parlava con quella voce? E quello là?
Nicola Zingaretti, grande imitatore dei Beruschi. Io mo sta cosa oggettivamente non me la ricordo, magari l'avrò pure vista e non l'ho fermata nella memoria, a questo punto è pure un rimpianto. Comunque, tutta la conversazione sulla pregiudiziale comunista, siamo stati tutti comunisti, e sul suo ruolo adesso di segretario del PD. Arriviamo a Sergio, eccolo là, si vede, c'è scritto chiaramente. Eccolo là, lì sta PD, sarà un elettore. Questo è un elettore. A sbarrati l'ingresso. Un elettore e un'elettrice, eccoli, due elettori, vedi, vai. Vedi, vai. Vedi che sei pessimista. C'è guida, vedi? C'è guida. Anziani funziona anche come centro anziani o solo come seggio? Ma no, seggio, qui ballano. Funziona, la domanda è, funziona anche come centro anziani o solo come seggio? È la domanda che pone giustamente Romina. Lui resta un po' spiazzato, dice, ma qua comunque no, ballano. Non capisce la domanda più o meno, no? E io dico, vabbè, ok. Andiamo a vedere. Scusate, ma la dovevo fare, scusate. Era chiamata. Quando l'ho visti che facevano così, ho detto devo fare questa cosa. E comunque questo è il seggio del PD, ok? E non c'è niente da ridere, cioè sul sito c'era, non è che noi volevamo fare le battute spigliosi, no, noi siamo andati lì come eravamo andati in quell'altro e abbiamo dato grande vitalità, va detto, no? E entra, c'è una sezione circolo, come si chiamano, e trova tutta questa allegria. Quindi abbiamo sbagliato centro anziani? No, hanno spostato. Io ho fatto la procedura dal sito bene. Quindi qua non ci stanno i primari del PD? Beh, ma è bellissima sta cosa. Hanno cambiato, dai. Sono entrato dentro, pensavo che era tipo che festeggiavano la vittoria di Zingaretti. Scusa, sai dov'è la sezione del PD? Il centro anziani, non hai idea, Tu sei manco di qui, tu sei giovane, che tu sei qui, giusto? Grazie. Ciao, grazie. Ma te pare che te sta a guidare a cercare un centro anziani? È la mazzurca di Io sulla 7 ci sto tutte le sere, tutte questa le... è la verità. Voi dormite sulla 7, questo però non è il centro anziani. Purtroppo il centro anziani non... Posso dirci, cioè, sono appena passato, se stanno a divertire un sacco. Più di voi, mediamente più di voi. Evidente, ballano come... Senti, quindi... Capito che è successo? Che Centanzia ha detto che cosa? Noi stasera non balliamo. C'è sta, centro assicurazione più là, fate 300 metri, andare. Capito? È successo questo. A differenza di quelle altre che non potevano giocare a carte. È dinamiche di territorio. Comunque si è fatto tutto e due. Marco Di Fonso, un applauso a Marco Di Fonso, ospite della scorsa puntata. Si dice che c'è grande ottimismo nel comitato Zingaretti. Zero, Mina, per quanto tu sia vetero e nostalgico, eccetera, eccetera, tu ancora ci credi alle primarie? Sì. Ancora non te sei rotta il cazzo? No. Okay, a me mi fanno ride questi qua, la piattaforma russosa. No, vabbè, che c'entra l'alternativa, non è mica la piattaforma russosa. No, però per dire, ormai... Diciamo che prima delle primarie al partito non c'era la piattaforma russosa. No, però dobbiamo dire una cosa, adesso sto PD l'abbiamo massacrato, io pure sono stata molto critica, non l'ho mica sempre votato in questi anni, Però è un dato di fatto. Che c'è un partito che vota, che elegge e che torna fra la gente, perché comunque 1,5 milioni di persone che escono da casa con i 2 eurini in mano, vanno lì, devi andare con la scheda elettorale, il documento. Fanno una fila. Se vuoi votare fuori sede ti devi iscrivere. Vanno al centro anziani. Trovano quelli che ballano, se sbagliano, vengono al centro assicurazioni. Insistono e poi vanno, cioè è una grande ricchezza, non esiste un altro partito che le fa. Dopodiché, questo è un patrimonio. Bisogna vedere se il prossimo segretario sarà in grado di scialacquarlo oppure no. Esatto. Torniamo a San Giovanni.
Ciao Stelio. Buonasera. Da dove siete? Dalla Romania, Transilvania. Transilvania? Transilvania sarebbe Dracula. Quanto Dracula, sì. E quanti anni hai? 33. E come ci sei finito qua dentro? Come hai trovato questo posto? Tramite... E della comunità di Sant'Egidio. Ah, della comunità di Sant'Egidio. Adesso c'è la cena? Sì, fra poco ceniamo, sì. Okay. Fra poco ceniamo. Comunque, Carlo... Carlo? Va bene, Carlo. Ok, meno male. Okay. Mentre... Lui è uno degli ospiti della sezione, di quelli che sono tornati alle 8 di sera per dormire lì. E che cosa succede? Che le persone ospitate lì arrivano in contemporanea con lo spoglio delle primarie. Ok? Quindi la sezione, diciamo, cambiano le persone all'interno. Marco invece è un nostro ospite. Ciao Marco. Diego. Sì. Lui è un giornalista della 7. Ciao. Piacere. Diego. Piacere. Ciao, tranquillo, tranquillo, stai, stai. Ciao. Le Parti Democratiche. Le Parti Democratiche. Ok, ça va. Questa invece è una sezione di Genova, dove c'è Matteo Magor, e anche qui si sta procedendo allo spoglio. Mi piace vincere facile. Questa invece è Roma. Cominciamo. E vai. Giachetti, hai capito? Oh, qua sorpresa, vince Giachetti 100% per ora. Sovvertiti tutti i pronostici. Martina, per ora stiamo 50-50 e 0 Zingaretti. 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 A Genova arriva la cena. E arriva la cena anche a Roma. Ceno con voi? Sì, io sto sempre a farmi le riprese che ceno. È una forchettata, non... Uomo! Ah, scusate, io sono il nuovo regista. Ecco qua. Guardatelo. Visto che i padri fondatori sono appesi al muro e ci chiedevamo come mai che i segretari no, brindiamo a questo nuovo segretario che ci renda sempre più degni di questi padri fondatori e che magari sia così dirompente e, okay. E unitario. Bravo, bravo, bravo. Segretario, al nuovo segretario. Perché... auguri, auguri a tutti, auguri. Si mangia a Genova, si mangia a Roma. Buon appetito, buon appetito. Ragazzi, dormite? Vi volevo salutare. No, vabbè, vabbè, buonanotte, buonanotte. Tranquilli, buonanotte. Non la faccio richiamare, va bene. All'improvviso, allora, perché la situazione si complica, siamo sempre, Michele, lo dico per te che magari. Sono sempre entrata alla sezione, circolo, ok, del PD. Si stanno avvenendo tre cose a questo punto in contemporanea. Da una parte c'è lo spoglio in corso, dall'altra c'è la cena ultimata e quasi tutte le persone ospitate nella sezione sono andate già a dormire, ma all'improvviso appare quest'altro gruppo. Chi sono costoro? Deve essere successo qualcosa. Chi si se ne va, si sposa. Ma va! Io sono Johnson, conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Eddie Johnson, un volo a nozze. Scusa, questa cosa del teatro, ma loro che vengono a fare? E le prove, che fanno? Vengono a fare prove, lasciamo lo spazio alle associazioni, ai teatri. La domenica sera. Fanno cose varie. Come va, Pia? Tutto bene. Tutto bene. Là stanno a fare lo spoglio e loro stanno a provare una pièce teatrale. Ah, poi tutte le domeniche state qua a fare questa cosa? Sì. No, tutte le domeniche. Beh, ecco voi il nuovo Eddie Johnson. No. Una bottiglia per brindare. A proposito, perché ho cercato Barnes. Ecco i bicchieri, il ghiaccio è quello che ho fregato poco fa all'uditorio. Allora, Pier Francesco, io già ho qualche difficoltà a spiegargli le dinamiche del secolo scorso, no? Diciamo, lui è un ragazzo che si è avvicinato alla politica, soprattutto da quando sta con noi, eccetera, eccetera. Ora, spiegargli che in quel momento c'era un momento di grande partecipazione alla vita politica del paese, da parte del Partito Democratico, ma loro stavano lì a fare quello che stavano facendo, così, c'era una prova, ok? Loro tutte le domeniche sere si vedono là. Succede quel che deve succedere, ci sono le primarie e noi proviamo lo stesso, adesso siamo qua, va bene?
5, potremmo andare con l'uscita normale, senza usare quella straordinaria. Non possiamo impiccare uno mentre dorme solo per far contenti i giornali. Giachetti a secondo. Tu vedi come mi tratto? Te ne frega niente, lo so, no, era volevo... chi è primo? I sai candidati? Come si chiama? Martina 105. Zingaretti? Giachetti 127, 28 Martina, 36 Giachetti, 3 Bianche, 164 Zingaretti. Zingaretti ha vinto sicuro, penso che abbia vinto da tutte le parti. E a questo punto si va dove sta festeggiando Zingaretti. E siamo Giacasi in questa maniera. Cooperlo, avete visto Cooperlo salutare col pugno? Compagno Cooperlo. Compagno Bianchi. Questa è una grande vittoria della FIGC. Sì, è vero. Vero? Abbiamo fatto le primarie della FIGC, questo non l'abbiamo detto questo prima, infatti, ma sì. Lo diciamo dopo. Da ex... Sarà un grande segretario. Sarà un grande segretario. D'accordo. Spero sia meglio dei precedenti. Aspetta, Romina! Ecco. E tu sei qua. Ecco Romina, l'hai portato in periferia. Di un po', di un po' dove siamo stati, Romina. E al centro anziani commissariato siamo stati. Siamo legati in questa maniera. No tiene la culpa, amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Dai primi dati sembra che a queste primarie abbiano votato lo stesso numero di cittadine e di cittadini, se non più cittadini e cittadine delle ultime primarie. Sostegno alla candidatura con una percentuale che oscilla tra il 65 e il 70% del consenso. E sono contento che abbiamo vinto ancora un'altra volta. Grazie. Grazie alle donne italiane, alle femministe italiane che sono state in campo. Senza di noi impegnati a fare un congresso, avete lottato anche per noi. Ma chi? Queste settimane durissime. Grazie ovviamente al Partito Democratico e al nostro straordinario popolo del centro-sinistra, che il 4 marzo ha subito una sconfitta devastante, si è diviso, è ferito, ma che quando ha visto l'opportunità, la possibilità di cambiare, ha reagito. E oggi ha dato una lezione di democrazia alla nostra Repubblica. Grazie. Due parole. Unità e ancora unità. Cambiamento e ancora cambiamento. Da soli si va più veloce, si va più lontano, si va più veloce, ma insieme si va più lontano. Da domani venite, entrate nel nostro partito, perché c'è bisogno di voi. Grazie. Sigola! Perché stiamo a fare questa cosa due scale? Guarda qua, siamo io e lui. Ho preso per uno vero questo. È una statua. Scusate, anche queste sono quelle cose che sono ormai. È la sua condanna, ma inevitabilmente. E poi guardate Pierfrancesco, che comunque in questa situazione riesce sempre a muoversi in una maniera imprevedibile. Zingaretti probabilmente ancora non ha fatto un selfie da segretario. Probabilmente, almeno non con qualcuno della, che non sia, che non fosse della FIGC romana, ok, di 20-30 anni fa, e arriva però al primo. No. Non posso dire, sei veramente un chartrone, lo stai? Io lo metto vicino all'ultimo che ti sei fatto prima di questo. Ma soprattutto, fanno uno, è così. Ma solo fare complimenti al segretario, posso? Buonasera. Complimenti al segretario. L'abbiamo fatto. Ci abbiamo fatto. Senti, facciamo subito una prova. Me canti internazionale. Ciao. Ciao. E niente.
La prima prova è andata così. Oh, ma chi era? Chi è stato perlomeno l'ultimo segretario del PD che veniva da primarie, che veniva da quella storia, da quel partito? È stato Pierluigi Bersani. Eccolo qua, come avremmo visto di lì a quanti anni? 6 anni? Nicola Zingaretti, Bersani festeggiare. Qua sono le primarie del 2013, lui ha appena battuto Matteo Renzi. Citazione di Stalin ogni volta. Se ne faccio di Trotsky. Trotsky, vabbè, perché tu devi unire fondamentalmente. Trotsky, di Trotsky sui che si capisca però, non biascica, scandisci, vai. Allora, questo era appunto, diciamo, già si festeggiava quella vittoria, io lo seguì col suo staff, lì dietro si riconosce il sindaco di Pesaro, tra l'altro, c'era tutta quanta una serie di quadri dirigenti e niente. Vai, di Trotsky. Un commento di Trotsky al libro di Stalin, I principi del leninismo. Trotsky disse, leggere quel libro è come mangiare setole di porco sminuzzato. È bello. Ah, ma bellissimo. Poi è lui che rispose. No. Così. Così, in russo. Allegria. Eccoci qua, Albino, facciamo un brindisi subito. Per Pierluigi Bersani. Segretario, a me mi è sempre da chiamare segretario. Una volta segretario è segretario sempre, no? Assolutamente, si vede dalla chierica. No? Vabbè, per quella non bisogna essere segretario. Oddio, devo dire che in passato pure io sono stato segretario del circolo. Quindi, vedi? Dici che è quello, quindi anche Zingaretti. Assolutamente. La segreteria dalla calvizie, questa è già una... Questa è un'indicazione. È un'indicazione. Come va? Ad addio. Ad addio, infatti non aspettavo essere sposta. Io ti vengo a importunare a margine di ogni momento più o meno importante per quello che viene considerato in maniera più o meno trasversale il popolo della sinistra. Ecco. Di cui tu fai sempre parte. Faccio parte. A prescindere poi dalle tue vicende personali, partitiche. Sì, ma guarda che tanto chi scrolla la pianta non raccoglie mai le mail. No, vabbè, già così, cioè stiamo al secondo 43 dell'intervista. Allora, e con la prima grande metafora bersaniana andiamo in pubblicità tra poco. Continuiamo con Pierluigi Bersani. Propaganda Live, Propaganda Orchestra, un applauso ancora a loro. Allora abbiamo visto tutto quanto lo svolgersi della giornata delle primarie e qua siamo al giorno dopo, the day after, e lo stiamo commentando con un ex segretario del Partito Democratico col quale mi incontro a margine di questi eventi davanti ad una birra e lui subito mi ha tirato addosso la prima metafora, chi scrolla l'albero non prende le mele. Così ha detto Bersani, ero indifeso e non me l'aspettavo così subito e invece lui scuote la pianta non becca mai le mele. C'è chi scrolla la pianta, quello lì è difficile che prenda sulle mele. Ok, tu hai scrollato la pianta. Ah no? Sì. E le mele però chi se sta a prendere adesso? Ma, ecco, questo è il quiz, ognuno ci mette. Bravissimo, perché poi non ha detto che le mele se le prenda Zingaretti o quelli che ci stanno adesso, che sono arrivati dopo. No, non ha detto Zingaretti, insomma un po' lo sta scrollando anche lui. Insomma, lui avrebbe anche qualche diritto di prendersi su qualche mele. Intendiamoci, Zingaretti ha avuto un sacco di consenso, ma ancora di più ha avuto un messaggio. Da un popolo molto vario, oltre che vasto, e che però largamente, in grande prevalenza, può ricondursi, secondo me, all'idea di una sinistra plurale. Il messaggio qual è? E il messaggio è, primo, bisogna chiudere una fase. Secondo, il nostro avversario è la destra. Terzo, di mettersi a servizio di una riunione di un campo largo, che abbia però un suo profilo, il profilo di una sinistra larga, di governo democratica, plurale, ambientale, civile.
dire tutto quello che si vuole, ma non l'accozzaglia di tutti contro i populismi, la riunione di tutti quelli che si ritengono di sinistra contro la destra. La domanda che ti hanno fatto tutti da un minuto dopo le primarie è: ah, e quindi adesso Bersani torna nel PD? No, taranno, quanti sì, taranno, non è la domanda. No, subito io scantono dicendo: aspetta un attimo, vedi, quando mi fa questa domanda divento pessimista, perché mi sembra che non si capisca qual è il punto. Qui nel mondo, in Europa, in Italia è successa una cosa grossa. Questa della destra non è una luna di miele passeggera, è una cosa profonda che è entrata nella testa. C'è una destra egemonica. Noi non potremo battere, oltrepassare, superare questa destra con gli attrezzi di prima. Bisogna mettere in moto un percorso che ci porti anche una cosa nuova. Mi auguro che il PD che cresca, ma noi pensiamo che il PD con un punto, 2, 3, 4, 5 in più sia sufficiente? No. No, ci teniamo la destra 50 anni. Basta che ci si ricordi di una cosa: aver lasciato il grande tema sociale incostudito ha tirato la volata alla destra. Non facciamo mai più errori di questo genere. Questa è l'analisi della sconfitta del PD, oppure quella che avete fatto pure voi? Il PD ci ha messo un anno a fare il congresso e tutto quanto. Voi che siete più piccolini, più snelli, l'analisi della sconfitta di un anno fa l'avete fatta? Ma cosa fatto? Ha prodotto? Ha prodotto il fatto di ribadire che noi non siamo nati per fare un partitino. Saremo sempre quelli che dicono: rimettiamo assieme, diamo un profilo anche programmatico, di relazioni sociali, eccetera, a una formazione ampia e plurale di sinistra. Però messa così sembrate degli indipendenti di sinistra, scusa per ricorrere le categorie del passato. Perché comunque voi avete fatto una lista elettorale che è stata un equivalente del partitino, diciamo, non ha lasciato una grande traccia dal punto di vista del consenso. Ma finché non c'è una roba nuova, la scissione c'è stata. Certo, una scissione c'è stata, un'espulsione più che una scissione, ma comunque, chiamiamola come vogliamo, noi saremo con un nostro profilo, una nostra individualità, finché non si profilerà la cosa nuova per la quale lavoriamo. Adesso, però un po' d'ottimismo sta vittoria del Zingaretti della data. Sì, si sta ricomponendo un esercito e un popolo disperso e diviso. L'occasione dell'Europa è una prima occasione per dare una forma politica a questi aggregati che stanno venendo fuori. E la forma politica non è il fronte repubblicano di Calenda. Insomma, siamo di fronte a un sistema che è proporzionale, c'è uno sbarramento. Sai come fanno gli allenatori? E cercano di essere propositivi, di non mettersi sulla difensiva e di occupare più campo che si può. Dipende da allenatore. Io ho preso un po' come una provocazione questa cosa su allenatori in quel momento, non capivo bene dove dovresti andare a parare, però in realtà... Ando sulle ali, no? Sulle fasce. Allora, io non vedo perché non dobbiamo giocare sulle fasce. C'è una formazione che vuol riferirsi ai liberal democratici europei, ALDE, perché stiamo parlando dell'Europa noi, C'hanno una loro lista, si riferisce ai liberal europei. Ci ritroveremo quando ci sarà da combattere contro Orban, contro i sovranisti, e questa è una. Ma l'altra deve essere invece l'aggregato di chi pensa di potersi riferire al vasto mondo dei socialisti europei, dialogando con movimenti Podemos, Syriza, eccetera, che hanno un rapporto coi socialisti europei. Stiamo parlando del Parlamento europeo. Tu hai la sensazione che al PD parlino più piacevolmente e facilmente con te o per esempio con Calenda? Cosa vuoi che ti dica? Ora, se mi ha fatto personale, ma dico come aree politiche. No, però mi dà l'occasione per dire una cosa. Vai, con la tua malformulata domanda. Così mi è venuta. Mi ha formulato la domanda, francamente non me l'aveva mai detto Bersani. Però comunque sia, è un periodo difficile per tutti. E cari amici, compagni del PD, guardate che Bersani non è mica un problema. Guardate che chi dice che Bersani è un problema vi vuol fottere. Io non sono un problema, io sono in età Fornero, ok? Ah. Benissimo. Sai qual è il problema? È se loro pensano di fare un partito di sinistra senza la sinistra, politica e sociale. Questo è il problema. Qui c'è un tema del lavoro. Non si riesce più a entrare in una fabbrica. E noi pensiamo di fare una sinistra senza riprendere in mano il tema del lavoro? Zingaretti ha iniziato il primo giorno, ha fatto una fabbrica, se l'è fatta, è andata a Nagni, se non sbaglio. E però prima è stata a Torino con i SITAV. Sta cosa ti sembra coerente o un po' schizofrenica? Ci può avere tutte le opinioni del mondo su TAV, non TAV, eccetera, che alla fine è un po' da ridere, perché uno le chiami il TAV, ti chiama la TAV, sono sbagliate tutte e due. Questo è semplicemente... Come si dice? Ma insomma è l'ammodernamento della rete ferroviaria. Vabbè, ok, la TAV è per te da prima. Sono le ferrovie, che dopo 150 anni bisogna aggiornare le ferrovie. Sì, poi diciamo uno può dire... Diciamo che la Val d'Esusa non la vedono così. È più importante la Napoli-Bari, come penso io, che il TAV, però stiamo parlando di un'opera pubblica.
la cosa è in corso e cominciata, fermarsi mi sembra del tutto illogico. Non si può dividere il sistema politico e l'Italia su un tunnel. Cioè, vabbè, è un tunnel che vuol dire tante cose. Vabbè, diciamo ho capito. Che se vai in Val di Susa e parli con quelli della Val di Susa, non la vedono solo come un prolungamento della linea ferroviaria. Comunque, facciamo questa discussione su ADAV, base di risolta, voi di MDP. Voi che siete adesso? Siete articolo 1? Lei non c'è più. No, c'è come gruppo parlamentare perché siamo lì. Sì. Hai fatto elezione e poi... No, veramente, lo chiedo con curiosità. Adesso se siete... Cioè, avete fatto 3 sigle in un mese, tipo MDP, articolo 1, Leo, io mi sono perso subito. Il Movimento Arturo partì per da quello. Per diverse strategie, quella mia te l'ho già detto finché... Effettivamente il Movimento Arturo prende le mosse da questa fantasia dal punto di vista onomastico, diciamo. L'altra strategia sembra più isolazionista. Ecco. Dentro Leo? Sì. C'è una scissione dentro Leo in corso? No, diciamo l'altra opinione, che è un'opinione più radicale. Più... Giorni fa ho intervistato Letta, adesso Letta ha ripreso la tessera del PD, stanno attorno a tutti, Letta, Prodi, no? Vabbè, era PD, che magari non so se è una cosa, se quando uno si rivede con i vecchi amici. E lui profilava uno scenario post-elettorale europeo, diceva, secondo me il governo cade dopo l'Europeo, ma la Lega si mangia 5 stelle, il risultato sarà che la Lega va con la destra a destra e quello sarà il nuovo scenario. Tu sei d'accordo? E anche loro sanno bene come fare, i due contraenti. Hanno reciproco interesse a tener duro. Salvini sta benissimo così com'è. Non ha nessuna voglia di doversi rimpannucciare con Berlusconi. Berlusconi per Salvini credo che gli sia simpatico come un migrante, ecco, più o meno. Insomma, ecco, questo il titolo domani, Bersani. Grandissima immagine questa, mi ha colpito, che però rende. Poi le cose dettano il compito. Allora, il punto qual è? Non sono elezioni, sì, elezioni europee. Cioè, il punto che devono farne finanziarie, una legge di bilancio, che non possono sapere che pesci pigliare davanti a quel che hanno promesso e hanno fatto e a quel che dovranno fare. Quando sei di fronte a una cosa di questo genere, l'istinto a buttare per aria le carte e andare a votare può essere molto forte. C'è un po' questa sensazione di ditta che si ricostruisce. Istituisce all'interno del PD. Diciamo, tutti gli altri della ditta tua più o meno sono contenti in questo momento, sembrano liberati un pochetto, no? E uno dei scenari che si fa è quello di una possibile scissione all'interno del PD, però stavolta dell'area renziana. Cioè, tanti dicono Renzi si fa il partito suo. Mo, tu che una scissione l'hai fatta, ti senti di dare dei consigli a Renzi per l'eventuale scissione sua? Scusate, la domanda c'è stava, non è che... Falla Matteo che poi alla fine ti senti meglio, oppure lascia perdere che guarda io ci sono passato prima di te, sto solo rogne, resta là dentro. Gli do un consiglio proprio umano, psicologico, se pensi proprio che non ci si può star dentro nel senso che vedi delle cose rispetto alle quali concludi ok, non in mio nome, non si dica che ci sono anch'io qui, allora va. Perché ti senti molto meglio, ti senti più libero, ti senti a posto con te. Cioè, sono cose che superano i limiti. Per me la ditta, scusa, è stata, mica uno pensa la ditta il PC. Per me la ditta è una sinistra di governo plurale, larga, che poteva essere il PD, finché non è diventata un'altra cosa. Do un consiglio a uno, presupponendo che sia fatto come me, penso questo forse... Ci faccio vedere, infine, una cosa. Io sono molto affascinato dalle schede nulle. Quando stanno le schede nulle, sì, perché di solito là c'è un po' di fantasia. Mi hanno chiamato e ho detto vieni, corri, c'è una nulla che è figa, vieni, corri, che è figa. Adesso te la faccio vedere. C'è una nulla di valore, finalmente. Bersani. E beh, annullate questa. A me mi pare che la volontà dell'elettore è chiara qua, io non vorrei dire. Questo è uno che è andato al seggio e ha scritto 3 volte Bersani. Alle primarie del PD. È andato alle primarie. Tu ricordi il PD? Porca. Qua ci mettiamo un bip. Domenica hai telefonato a Zingaretti? No, io. Ma sì, ma io. No, sai quelle cose che si fanno. Io però guardo, io non le faccio. Non so. La segretaria, ex segretaria, non so come funziona. No, ma ci vogliamo bene. Io, per me Zingaretti poteva esserlo già da prima. Insomma. Poteva esserlo già da prima. Per me sì. Ecco, posso dire una cosa? Quando tu facevi il segretario del PD, sì. Zingaretti ha perso qualche battuta. Nel senso, Zingaretti avrebbe potuto far sindaco di Roma. Allora, Zingaretti avrebbe potuto fare il sindaco di Roma. Allora vi faccio vedere un documento eccezionale. Qui siamo in un vecchio Tolleranza Zoro, anno Zoro, siamo a fine anno 2012 e si stanno facendo le primarie, le ennesime primarie, tanto lui per dire, si candidò quelle per i parlamentari, sì. Per scegliere i parlamentari, poi per il Capodanno. Sì.
quelle tra Natale e Capodanno. In tutto ciò si andava a inserire le elezioni, prossime avventure per il sindaco di Roma, e quindi di lì si stava per scegliere il sindaco, il candidato del PD, e c'erano anche le regionali, ok? E quindi l'elettore delle primarie era un po' confuso. E poi in quel periodo succedevano anche altre cose molto simili a questi giorni, ma arriva l'elettore al seggio, Mirko Matteucci. Lo sfondiamo, stavolta lo sfondiamo. Ti hai i documenti? E il libretto. Ma chi sfondiamo? Alle mano, sto giro lo sfondiamo proprio, eh? Tu? Mica la staremo a ricandidare Rutelli. No. Basta con questi sindaci del Vaticano, sennò ste primarie, ma che famo a fa? Infatti, ma che famo a fa? Datemi un bel candidato di sinistra. Chi è il più di sinistra che c'avemo? Vabbè, allora Zingaretti, tanto c'è solo quello. No, guardi, vedete che ci stanno più. Queste non sono le primarie per sindaco, sono le primarie per i parlamentari del PD, per i politici, capito come? Ah, ho sbagliato primarie? Ha sbagliato primarie? O fa, non si preoccupi, ma non è colpa sua, ma succede. E quelle del sindaco? Dopo la Befana. A Natale ci stanno queste, dopo la Befana quelle del sindaco, a Pasqua qualcosa si inventeremo, vedrà, lei ci segua su internet, sta tutto là, vabbè? Vabbè, ma già che ci stiamo, famo tutto adesso, no? Famo... Che vuoi fare? Fammi i regionali. No, dai. E i regionali non c'è bisogno, abbiamo già fatto tutto noi. Zingaretti, eh? Va bene? Insomma. Come prima gli andava bene? Prima ero deciso. E mo? E mo sono deciso. Chi ha deciso? Chi ha deciso? Boh, ci rode tanto il culo pure a noi, non si è mai capito. Comunque mo è così, contento? Boh, vabbè, quant'è? 2 euro, il solito. Ecco qua. Sto te, piedici un caffè che te vedo stressato. Ma Zeman? Perché De Rossi allora? A posto. Beh, ciao. Ma chi è? Compagno che sbaglia. No. Un grande applauso a questa Marcord. Come avete visto, estremamente attuale. E però quello era il momento, e Bersani mi risponde. Perché io dico da romano, io guardo Zingaretti, ai miei occhi poteva fare sia il sindaco di Roma sia il segretario dopo di me. Dopodiché ci fu questo incrocio testa-coda Roma-Lazio, con le vicende complicate. Vabbè, scusate, io non è che sto sempre con pensiero fisso su PD, sulle primarie qua su Bersani. Ben note, e quindi lui poi, diciamo, prese quella strada, senza quella strada. Una delle sue virtù enormi è la prudenza. È una virtù teologale. Sì. Non è che stiamo parlando di Bao Bao. No. Okay. Di Bao Bao. Vabbè. Oh, salute. 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 Alle prossime primarie. Magari ci vai a votare, che ne sai. Hai visto mai. Grazie. Un applauso a Pierluigi Bersani, a tutto il racconto fatto di questo momento.